Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Ferax e adesso andremo a giocarci la battaglia finale di Exo Primal. Quindi, se non volete spoiler sul gioco, non siete nel luogo più adatto. Perché questo sarà ovviamente una battaglia finale. Sarà tutto spoiler. Comunque, ho giocato circa una sessantina di partite. E una 16-17 ore più o meno in totale per arrivare a questo punto. Ma comunque del gioco ne parleremo in un altro video, non so se l'avremmo già fatto in realtà. Comunque sarà a parte il discorso sul gioco e su quello che ha da offrire e se vale la pena, se è consigliabile o meno. Benvenuti a un test con proiezioni di crescita stratosferiche. Questo è un test attitudinale per l'Exocorazza Behemoth. Vabbè, l'Exo Corazza Behemoth ormai Attenzione! è tutto spoiler, Veloce! quindi ci sta. È l'Exo Corazza definitiva, d'altronde Behemoth Non già il autorizzato. nome dice tutto. Si sistema E di quindi noi navigazione a non quanto pare autorizzato. dovremo testarla. Dovremo fare da cavie. Vediamo, vediamo. Non stavolta, lontani. Combattenti, qui Yannick Nadi. Nadi, da quanto Ho messo tempo? il sistema e cercherò di guidarvi da dentro Leviathan. A morte con Ok. l'IA. Oggi è finalmente giunta la resa dei conti. Il Oddio, un doppiaggio un po' destino del così, eh. mondo dipende da voi. Morte quella Salvate il IA. futuro. Vabbè. Quindi abbiamo due assalto, due cecchini in squadra. Un curatore che spara anche. Io userò The Die. E l'altro non lo so. Ah, Witch Doctor, ok, il curatore. Un Siete altro curatore. lontani. Ok, due curatori e tre assalto. Non abbiamo Combattete tank, forte. ma comunque questa è una missione PvE. Quindi Siete dentro. ci alleeremo con Combattete altre squadre di fino alla morte. giocatori. Forse una sola. Sì, una sola. Vabbè, comunque. Look, the core platform. And Leviathan's core. Leviathan Those ISIL è tanks, they're the way l'IA forward. che Use this pipeline to praticamente ha convert the fatto stuff to tutto Mosol. quanto, Then we can tutto blow il Leviathan disastro artificial deriva life. da Leviathan. Hang fire. Quindi Shoot the deployed distruggendo barrier. Leviathan salviamo il mondo. It's a vortex! Probabilmente troveremo il nostro acerrimo nemico. Che in realtà sembra un Rush Hell Transformer. is dead. Eccolo. Ah, ok. È l'Exo Corazza. È leggerissimamente più grande rispetto a quelle che utilizziamo noi, eh. Ma appena appena. Durban, non mi veniva il nome. Quindi dovremo sconfiggere. Guardate come sono fiero. Sì. Ok, si comincia. Now then, 23 minuti per Luigi. sconfiggerlo. Lo chiama Bimo. Non va attaccato a testa bassa. Se rendete instabile Lightsword potrebbe esserci una possibilità. Ti darò un quantificatore per la conversione. L'energia è addosso, si sta riparando dietro una barriera.
quella supportina di difesa è impenetrabile. A Vortex? Leviathan, what is this? Aggiornamento confermato. Vi procuro il martello. Tenete la posizione. Prendete un martello e distruggete quel dispositivo. Ok, quindi dobbiamo caricare questa cosa. E ovviamente c'è già uno fuori dall'area per trollicchiare. E poi quello vicino al, al vorticatore, lì al martello, è un tank, ci servirebbe, no? Invece sta trollicchiando. Distruggi la barriera con il martello Omega. Omega? Ah, ok, ce l'aveva l'altro tizio. Bisogna usare il vorticatore su Beemoth. Andiamo. Già sono morti. Tra l'altro abbiamo 35 rigenerazioni restanti. Significa che una volta che abbiamo finito le rigenerazioni, coloro che non verranno rialzati non potranno più aiutarci. Quindi è molto importante rialzare la gente. Molto importante. Che poi non stanno in terra all'infinito. C'è un countdown di una quindicina di secondi, mi sembra. Non so proprio con precisione. Sì, 15 secondi e una volta scaduto il tempo non possono essere più rialzati. Ok. Conversione confermata. Primo bloccato. Now I need more ISO. Uno di danno gli faccio. Presto, gli altri sono in una stazione di Exxon. Ok. Dobbiamo proteggere la nave. Bisogna assolutamente proteggere il VTOL. Altrimenti arrivano pure dall'altra parte e non c'è nessuno. Aggiornamento, manca poco. Raggiunta la soglia critica di un solo da serbatoio. Occhio, piloti, portatore in movimento. Buono, ha subito solamente 40 di danno e ha fatto tutto senza problemi, tutto liscio. Abbiamo la ulti, però magari la usiamo più avanti. Non arriva nessuno, dai, che se no perdiamo tempo. Ehi, sopra di noi. Chi è? I bombaroli. Io lo sto attaccando.
Attaccati i neurosauri. Anche quelli evocatori. Sono infami con gli evocatori. Ah. Sta andando. Sembrerebbe che stia andando. Finito. Finito, finito. Non è finito, ovviamente. Bimot è la corazza perfetta. Merita un pilota perfetto. Addio. No, direi che non è assolutamente finito. Quindi l'ha fritto. Avvio subentro forzato. Rimozione limitatori. Modulo annientamento attivo. Per chi avesse giocato il gioco saprà che ci sono delle exocorazze zombie, nel senso che il portatore è morto e viene utilizzato come combattenti, come vettore, come pilota che gli puoi far fare e quello che vuoi. La prova decisiva. Raga, questo era spoiler, però voglio dire, è una battaglia finale. Se la state guardando è perché degli spoiler non vi interessa granché, no? La cosa buona è che non abbiamo usato neanche una rigenerazione, abbiamo rialzato sempre tutti. Molto bene. Sparategli al pisello! Ok. Ah, ok, quindi è la stessa missione di prima. Più o meno. Dobbiamo sbloccare il vorticatore. Abbattete cose. La palla interna ha molta paura. I muri, no? La vostra paura della morte ha portato ottimi risultati. Ah, le palle che stanno tenendo sulla barriera dobbiamo sparare. Non mi ha fatto niente però, meno male. Un po' in ritardo sta ultima. Il rifiuto nell'accettare la morte.
può essere una potente fonte di energia. Nessuna paura indossa, difficoltà insufficiente. E gli altri sono stati molto più veloci di noi. Fa danno stare sul fuoco. Dobbiamo aspettare. Ok, è arrivata la cavalleria. Che gli altri praticamente hanno già fatto tutto. Ammazzate il Neosaurigneo, che fa un botto di danno, non è come l'evocatore, quindi non evoca, però fa un botto di danno. Stessa cosa di prima, dobbiamo portare il vorticatore verso il Behemoth. Mi passi davanti proprio per non farmi vedere a chi sto sparando. Bravo. Cavolo, quello sta preparando un attacco. Ah, meno male che ci stava a pensare qualcun altro allora. Dai, dai danni due, o come degli è. È morto. Prendete il martello, prendete il vorticatore, quello che è sta cosa, no? Ok, forse non è un martello. Ok, ok. 12 minuti. Attacca i punti deboli. Ho ricevuto il contatto che abbiamo potuto usare l'exo coraggio. Ulteriori interferenze saranno distrutte unilateralmente. Ah, nel buco dell'anno gli si faceva più danno. Non so, spara quei cosi viola, che ne so. Sembravano punti deboli. E siamo tornati a fargli uno di danno. 11 minuti e 40. Abbiamo tolto un terzo di vita. Ah, ottimo, un HP. Sembra una falena comunque. Oh! Dove dal diavolo sono arrivati? No, sono cascato. Ah, bisogna conquistare A, B, C e D un'altra volta. Vabbè, prima erano due, adesso sono quattro. PS? PS sta per punti salute. Oh, boh. Stare a distanza.
Siamo solo in due e sono un botto, anche se sono dinosauri base. Bravo. Usa quella skill. Ecco. Ok, un martello sono riusciti a prenderselo. No! Ma buttato di sotto. Ah, mi sta rialzando, ok. Ci è riuscito, bravo, bravo. Molto bene. Si deve rialzare. Ah no! Ok, qui abbiamo finito. Ti rialzo io, amico mio. Ah, e ci mancano. Madonna quanti raptor. Si stanno a regolare. Oh! Oh! I Trike sono ovunque. Ok, il martellazzo, il martellazzo. Andiamo. Ok, abbiamo tutti e due i martellazzi. E ok, uno lo stanno usando. È andato, manco solo io. Dai, dai, sto arrivando, sto arrivando. Proteggetemi dal boh. Non so se c'è qualcuno. Bravo, bravo, ha messo la barriera. Ok, vorticatore. Ah, di nuovo. La barriera è andata. Sto preparando qualcosa. Meno male. Buttate il vorticatore alla base. Sono troppo lontani. Ok. Ho la ulti. No, no, non lo colpisco. Sì, insomma, sta un po' sprecata, ma comunque ha funzionato. Probabilmente grazie ad altro. Attiro il T-Rex. Ma che fai? Te ne vai? Madonna che macello, madonna che macello! Tutti a terra! Tre T-Rex almeno, forse addirittura quattro. Ok, uno in meno. C'è un anchilosauro, vabbè, ma quello lì gira, si fa i cazzi suoi. Penso, non lo so in realtà. Madonna. Donna. No. Ah, già mi sono... Bravissimi, rialzatemi. Sono morto perché mi ha colpito un missile che poi mi ha spostato su un altro missile. È stato fantastico. Ce l'ho fatta. Adesso lo stanno già rialzando. Diavolo è stato? Hanno usato il coso lì, il vorticatore.
Oh! Ci siamo levati un botto! Sì! Sì! Eccoci, 4 minuti e passa di vantaggio. È un botto. 26 rigenerazioni restanti. Però... Adesso bello. Con la skin standard, perché non sono riuscito a sbloccare una singola skin per Dead Eye. Una. Assurdo. Dopo 60 partite e diverse casse aperte. Vabbè. Madonna la granulosità di quest'immagine. Quindi abbiamo finito. Abbiamo salvato il mondo. Nadi, come fai ancora a parlare? You did it. My God. You did it. You shut him up for good. We've got a chance now. We've got hope. Vediamo, non lo so. I'm afraid it's time for me to go. But this is yours. Le exocorazze restano. Comunque. Anche se non c'è più. La tecnologia dei vorticatori. Thank you. Ok. E ce l'andiamo fierissimi. Ed è finita, ma no, no, addirittura un curatore migliore in campo, complimenti a lui. Ragazzi, questa era la missione finale, quindi basta, non c'è altro da aggiungere. E niente, approfondimenti sul gioco lo faremo su un video dedicato, non so se sarà già stato pubblicato sul canale oppure se verrà pubblicato successivamente a questo video. Io comunque vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Boom, hurrah!